Apre al centro direzionale il nuovo Competence Center Matic Mind di Napoli. L'azienda italiana, attiva nel settore dell'information technology, ha scelto di puntare sul capoluogo partenopeo e ha assunto 130 specialisti del software applicativo. Sono tutti tecnici informatici provenienti dal centro HP di Pozzuoli e rimasti senza impiego dall'anno scorso dopo la decisione del colosso americano di chiudere il sito Flegreo. Questa mattina il taglio del nastro con i vertici dell'azienda, l'assessore regionale al lavoro Sonia Palmieri ed il sindaco Luigi De Magistris. Quando nasce una realtà imprenditoriale, si consolida, crea opportunità di lavoro, si salvano aziende che erano in difficoltà, è un giorno buono. E Napoli sempre di più sta dimostrando di avere capacità di attrarre investimenti privati di qualità, una sinergia pubblico-privato che fa bene alla città, è una città che anche dal punto di vista internazionale sta attraendo investimenti significativi, quindi andiamo avanti così. Vediamo il numero enorme di giovani start-up che rimangono a Napoli e creano imprenditorialità sana, libera concorrenza. Questa è una città che rappresenta in questo momento anche una novità, perché ha spezzato quel rapporto opaco tra una parte dell'impresa e la politica che governava la città. Oggi si può fare impresa in libera concorrenza, senza cercare scorciatoie con la politica, e questa è una buona notizia per gli imprenditori veri, di qualità, con passione e con competenze.